Praticamente la storia del fantasma della masseria la girando, perché è circa 1,5 km in linea d'aria di qua, percorrendo un sentiero che attraversa la bellissima gravina Mazzaracchi, si giunge alla masseria la Giranda. Questa masseria era di proprietà di una marchesa appunto della Giranda. Venne rapita, questa era abbastanza giovane, venne rapita da un nobile che la voleva in sposa. Lei non voleva saperne, quindi questo nobile, non tanto nobile, aggiungo io, la fece rapire. Con l'aiuto di uno scudiero che era al servizio di questo poco nobile individuo, riuscì a fuggire. Però non ritornò immediatamente alla sua masseria. Allora, nel frattempo che si è nascosta per un po' di tempo, nel frattempo costui fece incendiare la masseria per vendetta. Quindi lei arrivò di notte alla sua masseria e la trovò avvolta dalle fiamme. Anziché diciamo a scappare o andare via, si lanciò con il cavallo nelle fiamme, quindi si lanciò nell'incendio. Si lanciò nell'incendio ridendo, tra l'altro, non fece uscire nessun grido di dolore, ma solo un'enorme risata. E quindi la masseria bruciò con la marchesa ed il suo cavallo. L'attuale masseria è sorta proprio sulle ceneri di quella che fu incendiata. Però nelle notti di luna piena, si dice che nella gravina che porta la masseria, la Giranda, no, si vede proprio la contessa, la marchesa che va a cavallo, la marchesa rimasta sempre, perché si è sacrificata proprio per la sua, il forte amore per la sua terra, quindi per la sua masseria. Il cavallo che è centrato, che la mamma ha voluto sacrificare anche il cavallo. E quindi nelle notti di luna piena, nella gravina Mazzaracchio, che arriva alla masseria La Giranda, è possibile incontrare il fantasma della marchesa con il suo cavallo. Quindi nelle notti di luna piena, quest'estate ci andiamo a fare un'escursione, ci accampiamo nella gravina Mazzaracchio. E aspettiamo la marchesa.